di 7 premi Oscar. Già adattato al palcoscenico teatrale Oltre Manica, arriva ora anche nei teatri di tutta Italia Shakespeare in Love, per la regia di Giampiero Solari e Bruno Fornasari. Ha debuttato a Verona, dove stennò quest'estate nell'ambito del 70° Festival Shakespeareano, e ora è pronto a riprendere la tournée proprio dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Venerdì 12 ottobre aprirà la 22esima stagione di prosa. L'appuntamento è alle 20:45, con repliche sabato alla stessa ora e domenica alle 17. Può un'opera teatrale mostrarci la vera natura dell'amore? L'amore come non si è mai visto a teatro! Una produzione in grande stile, colorata e gioiosa, con una nutrita compagnia di giovani attori, sono 19, più il cane della regina Elisabetta. Protagonisti Lucia Lavia, figlia d'arte, nel ruolo di Viola dell'Esseps, e Marco De Gaudio, il giovane Will, autore emergente in crisi di ispirazione. Grazie, mia signora! Mia signora! Magistralmente scritto dall'inglese Lee Hall, autore di capolavori per il teatro come Billy Elliot, e ispirato alla sceneggiatura originale dell'omonimo film firmata da Mark Norman e Tom Stoppard, Shakespeare in Love ci trasporta nel cuore della Londra elisabettiana. Siamo alla fine del 1500. Will è un giovane autore che non riesce a scrivere il copione che gli è stato commissionato. Una commedia improbabile, dal titolo decisamente imperfetto, Romeo e Itel, la figlia del pirata. Senza soldi e in ritardo con la consegna, il giovane vaga per le strade della città in cerca di ispirazione, finché incontra Viola, che, camuffata da ragazzo, si presenta proprio per l'audizione dello spettacolo, determinata a realizzare il sogno di poter recitare su un palcoscenico, allora vietato alle donne. Un sogno che si realizza, ma la vera identità della ragazza proprio sul set viene scoperta e tra i due scoppia la passione. Il giovane autore ritrova finalmente la sua musa. Viola però è già promessa sposa al potente Lord Wessex. In un crescendo di equivoci e desideri proibiti, tra risse, duelli e baci rubati, Will Shakespeare dovrà trovare un degno finale non solo per la sua opera, ma anche per la sua travolgente passione. Un finale distante da quello tragico dell'immortale Romeo e Giulietta. Tutte le stelle del cielo, chi è? Mi fascerai il sogno. E mi comprerai una parrucca da ragazzo. Si comincia! Siamo a Verona! Una commedia romantica, Shakespeare in Love, che porta lo spettatore anche dentro al teatro, come ci ha raccontato il direttore della stagione di prosa, Giuseppe Bevilacqua. Giulietta il sole mi ha resa immortale. Io non ti lascerò mai. Romeo e Giulietta, perché deve proprio finire male? In realtà tutti dentro di noi aspettiamo, ci vorremmo che non finisse male. Poi certo c'è un grosso insegnamento ovviamente nella tragedia di Shakespeare pura, perché insomma c'è questa morte arbitraria di quattro giovani, insomma, ecco. Però lì finisce bene, in un certo senso c'è un happy end, e anche lì credo che sia un bisogno del pubblico quello di vedere dal di dentro cos'è un processo artistico e come vivono gli artisti, come vive. Quindi nella trasposizione storica dell'epoca elisabettiana, eccetera, si vede il teatro da dentro, si vede Shakespeare in carne e ossa, no? Che innesta il suo bisogno di scrivere questo testo, pur non avendo in quel momento così la disponibilità, l'ispirazione, eccetera, si innesta con una grande storia d'amore e c'è un attraversamento. E credo che anche questo sia un bisogno, perché viviamo in una società dove c'è tanto spettacolo, no? E c'è tanto anche riprese di backstage che però, secondo me, non dicono veramente fino in fondo che cosa sia il teatro, perché tendono un po' a ridursi sull'aspetto personale. Vabbè, sì, che è pur sempre interessante, un po' spicciolo, biografico dell'attore, no? Ecco, invece con questa grande scrittura si capisce
la vita del teatro, la vita dell'arte dal di dentro, e anche qui c'è la parola e c'è anche il canto, c'è anche la musica, c'è anche il canto, ma c'è soprattutto la parola, una parola che però non si piega alla noia, cioè una parola che è affidata, diciamo così, al fatto di essere un lancio, uno stimolo, un'energia, ecco. Con Shakespeare in Love riprendono anche gli incontri di Casa Teatro. Sabato pomeriggio alle 17.30 nel foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine l'incontro dal titolo Che vuol dire Montecchi? Ospiti Albino Comelli dell'associazione Giulietta e Romeo in Friuli e Peter Brown, direttore della British School del Friuli Venezia Giulia. Conduce il giornalista Alberto Rochira. Un'occasione per incontrare da vicino gli attori, tra cui Lucia Lavia, figlia d'arte, il papà è Gabriele Lavia, la mamma Monica Guerritore, entrambi protagonisti sul palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine nelle scorse stagioni. Lucia Lavia, tra l'altro, tornerà al Nuovo in questa stagione, in primavera, con il costruttore Solnes, prodotto dalla compagnia Orsini. Un'occasione anche per ritornare sulle origini friulane del mito di Giulietta e Romeo, la storia dei cugini Luigi da Porto e Lucina Savornian e del loro amore contrastato in un anno terribile in Friuli, il 1511. Una storia, quella di Lucina e Luigi, raccontata in una novella autografa dallo stesso Luigi e che sarebbe arrivata nelle mani di Shakespeare, che la trasformò poi nell'immortale Giulietta e Romeo. Dall'epoca elisabettiana a quella romana. Domenica mattina al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la prima delle 7 lezioni di storia in collaborazione con l'editore La Terza, dedicate quest'anno al tema delle guerre civili. Il protagonista del primo incontro sarà Andrea Giardina, professore di storia romana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Roma, armi contro parole, il titolo di questa prima lezione. Quella successiva, il 28 ottobre, sarà dedicata a Costantinopoli, Ultras contro imperatore, il titolo. L'11 novembre, invece, andremo idealmente a Firenze per parlare della guerra tra Guelfi e Ghibellini. Il 25 novembre le lezioni di storia ci porteranno a Parigi, cattolici contro ugonotti. Il 9 dicembre, oltreoceano, in America, nord contro sud. Il 27 gennaio, invece, sarà l'Italia la protagonista delle lezioni di storia, il tema fascisti e antifascisti. E infine, il 3 febbraio, Islam, sunniti contro sciiti. Lezione curata dal giornalista e scrittore Domenico Quirico. E chiudiamo con la musica questa puntata di Su il Sipario, perché mercoledì prossimo è già tempo del secondo appuntamento della stagione con l'orchestra francese Les Siècles, diretta da François Xavier Roth, che ha creato l'orchestra stessa. Solisti François Dumont al pianoforte, specializzato nel repertorio del suo paese d'origine, e Daniel Roth all'organo. Il sovrintendente del Teatro Nuovo, Marco Feruglio. Forse i nostri spettatori si sono accorti che ultimamente è stato dedicato uno o due appuntamenti della stagione alle esecuzioni eseguite con strumenti d'epoca e con prassi il più possibile filologica, vicina alla filologia, diciamo, della nell'intento di rileggere in maniera sempre più autentica il repertorio del nostro passato, e quest'anno è motivo di particolare soddisfazione essere riusciti ad accogliere l'orchestra francese Les Siècles, un'orchestra che si occupa di tutto il repertorio da Monteverdi ai giorni nostri, utilizzando lo specifico strumentale proprio del repertorio che di volta in volta va ad eseguire. Finora forse ci siamo abituati soprattutto alle esecuzioni della musica barocca, è una prassi ormai consolidata e quasi irrinunciabile nell'ascolto di questo repertorio. In questo caso l'orchestra si spinge fino al repertorio romantico francese, appunto utilizzando gli strumenti perfettamente coevi con la musica eseguita. Oltre un grande classico come il concerto di Ravel, quindi c'è un piccolo spostamento verso la musica del Novecento, il resto del programma è interamente dedicato al romanticismo francese, con le variazioni sinfoniche di César Franck, e in prima esecuzione il baccanale da Sanson e Dalila e la famosissima terza sinfonia con l'organo di
Camille Saint-Saëns, famosissima ma mai eseguita. Mai eseguita Giovanni da Udine. L'appuntamento in questo caso è per il 17 ottobre. E anche questo concerto sarà anticipato da un incontro con il musicologo e saggista Maurizio Biondi, dal titolo La Via Francese, Ars Gallica fra due secoli, Franck Saint-Saëns e Ravel. L'appuntamento è mercoledì pomeriggio alle 17:30 nel foyer del teatro. L'ingresso è gratuito.